Io mi chiamo Bina Balzano, compagnia Medea perché un giorno mi regalarono dei biglietti per vedere questa commedia all'anfiteatro di Pompei. Fu proprio in quell'anno che ho fondato apposta la compagnia, perché vidi questo spettacolo e sono rimasta talmente emozionata da questo personaggio così forte che sinceramente non potevo che chiamarla così, compagnia Medea. Noi abbiamo sempre lavorato con molto studio dietro, ogni personaggio è stato curato sempre nei minimi particolari. Preferiamo comunque spaziare molto sui temi. Abbiamo parlato di mafia, abbiamo parlato di camorra, cerchiamo di toccare, anche se delicatamente, tutti i temi. Penso che la cosa più importante è lo stringersi la mano e parlarne insieme, e non attraverso computer, cellulari, tecnologia, no, è il fatto di stare proprio insieme. I più giovani vanno dai 20-25 anni, arriviamo a me che sono 72 anni. L'emozione più grande, quella che dà più soddisfazione, è quando si completa lo spettacolo e ci si prende per mano l'uno con l'altro e si va verso il pubblico in quell'inchino di ringraziamento. La cosa più bella è quando hai una risposta del pubblico, che può essere una risata, può essere un applauso, anche una lacrima, e quindi si fa di tutto per fare per dare il meglio al pubblico. Il nostro repertorio spazia tra vari autori: Woody Allen, Weber, abbiamo messo Katia Columbaroni, Paola Ricora, Di Maio, Fortunato Calvino. Abbiamo due commedie in cantiere, Ferdinando di Annibale Ruccello. Un'altra commedia che stiamo facendo è Le sorelle Alzheimer, che ha a che fare proprio con la realtà dell'Alzheimer, però trattato in modo molto tranquillo, molto comico. Diciamo che le emozioni sono molteplici e sono sempre diverse ad ogni spettacolo. Alla fine l'attore cosa fa? Cerca, studia, trova la propria verità per poi vestire con quella verità il suo personaggio. Le commedie, fortunatamente, con la nostra regista sono quasi sempre tutto un successo. Abbiamo replicato sempre 2-3 volte ogni commedia. Tra costumi, trucco, parrucco, ci siamo noi che siamo una forza e insieme completiamo il tutto. E alla fine di ogni spettacolo diciamo sempre: se vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, non dite a nessuno. Ti aspetto tutti numerosi, la voglia di sorridere, di applaudire e di volerci sempre bene. Merda, merda, merda!